A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto a Luca Fogliati. Ciao Luca. Ciao, veramente un piacere, grazie dell'invito. Altrettanto per noi, perché bisogna raccontare un esordio, è sempre un momento importante. Questo nuovo album intitolato Per te, ti ha dato una sensazione così di vertigine? Sì, no, ma appunto abbiamo voluto iniziare proprio a fare da prepista col brano Vertigine, proprio perché volevamo questa sensazione, diciamo, di come dire, di speranza, ma anche di sofferenza, perché è una canzone comunque che tratta anche il tema della sofferenza. Cioè, per arrivare agli obiettivi bisogna sempre passare attraverso la sofferenza, per me. E questo è, ahimè, sempre una sorta di copione al quale dobbiamo sottostare. Però è anche importante quello che dici, il cercare di non trattenere, insomma, osare, cercare di... Esatto, nel senso che bisogna comunque vivere la vita, non sopravvivere, non farsi influenzare da quelli che sono i pregiudizi delle persone. Vertigine! Questo album intitolato Per te, che è un po' una sorta di, come possiamo definirlo, racconto della tua vita da un certo periodo ad oggi? Sì, nel senso che ho voluto racchiudere 15 anni di avventure musicali. Abbiamo fondato il gruppo I Volume nel 2007, abbiamo fatto più di 200 concerti in tutto il Piemonte, e da lì è partito, diciamo, un po' tutta l'avventura, con tante tappe importanti e soprattutto la voglia di divertirsi, di stare insieme, la voglia di scrivere musica. E infatti abbiamo fatto quello che di solito si fa quando si è un po' più grandicelli. Abbiamo fatto il percorso inverso, siamo voluti partire dai brani inediti, avevamo una scaletta completamente di inediti. Hai detto oltre 200 date, insomma, quindi la parte live ha avuto un'importanza determinante nel tuo percorso artistico, e quindi immagino la voglia di riproporsi al più presto, no? Assolutamente, infatti adesso nel 2022 ripartiremo. Quando hai deciso insomma di pubblicare questo nuovo lavoro, la scelta Vertigine come primo singolo è stata determinata da quale ragionamento, da quale motivazione? Beh, è stata determinata dal fatto che è una canzone che ho scritto quando avevo 18 anni, ed è una canzone che, almeno dal punto di vista del testo, la trovo molto attuale. Molto attuale perché comunque viviamo in un mondo ancora oggi probabilmente peggio di 9 anni fa, che ricoperto comunque di pregiudizi, no? Le persone hanno molto, probabilmente anche noi abbiamo dei pregiudizi verso gli altri e non ce ne accorgiamo nemmeno. Cosa c'è? Canzone che racconta dal punto di vista umano del non lasciarsi scoraggiare, ma di rimboccarsi le maniche e lavorare per arrivare ai nostri sogni, ai nostri obiettivi. E naturalmente sono quelli che noi ti auguriamo possono realizzarsi tutti come speri, con un grosso in bocca al lupo per questo tuo esordio, per questo tuo nuovo album intitolato Per te. Grazie mille. Appuntamento alla prossima, ti aspettiamo qui in studio, perché visto la tua zona devi bussare coi piedi, perché...
lo diciamo per chi non lo sapesse, essendo di Asti, purtroppo te tocca, non puoi non venire. Sì, con... assolutamente, con grande piacere. Assolutamente, ti aspetto. Grazie, grazie Luca, alla prossima. Ciao, ciao, grazie, ciao ciao. Ciao. Ciao.